Allora, oggi parleremo di fumetti, fumetti, fumetti in TV. Mi sono messa a ceccia, in senese si dice a ceccia, a sedere. Sono i senesi a volte hanno delle espressioni stranissime, forse non si sa bene a dove arrivino a mettersi a ceccia. Non so se a Firenze si dica, però magari si dice, non lo so. Comunque è Toscana, sicuramente è Toscana. Mi sono messa a ceccia, cos'è? Un suono onomatopeico, quando metti a ceccia fai, boh. Ciccia, ciccia, perché nel sedere forse c'è. Perché sono entrato in questo discorso? No, perché ovviamente oggi parliamo di una serie che è quell'Aurea. Dago, certamente in edicola, è molto presente. Questa è cartonata 10,90 euro. In realtà l'ultimo uscito non è questo, ma è questo. Questo è quello che trovate in questo mese in edicola, L'Angelo Rapito. Sono belle edizioni, cartonate. Non è necessario averle perché costano anche tanto, 10,90 euro, però del resto su un braccio di ferro che costa 5,90 euro, insomma, alla fine questi sono dei cartonati, costano come un libro, esattamente come un libro, cioè ogni mese sono a comprarli, insomma, anche perché abbiamo varie spese e ovviamente le passioni costano, però queste storie io me le sono prese, penso, non ce le ho tutti i cartonati, alcuni ce li ho. Non questa di questo mese, ma negli ultimi mesi, per i 2 mesi precedenti, c'era una storia che era divisa in due parti, 131 e 132, perché ovviamente questi cartonati hanno il difetto che le storie non sono autoconclusive nel cartonato, quindi se compri un cartonato a 10,90 euro da solo ci fai un piffero, perché è ovvio che riprende come gli albi a colori, la ristampa a colori. Questo è un po' un difetto, perché sono cartonato a 10,90 euro, però Dago è un po' difficile fare le storie autoconclusive. Certo, un cartonato a 10,90 euro o ti fai tutta una serie, oppure, e quindi è ovvio che, però questo di tutto non si può avere. Comunque, se uno se ne fa tutti, certamente i disegni, perché lo faccio io? Perché i disegni sono leggibili, sono altamente leggibili, e insomma sono ovviamente rispetto al fumetto di cui ho parlato ieri, Sherlock Holmes, insomma, qui siamo a un livello grafico, certamente, insomma, questo. Cioè, quando vedi un disegno così, insomma, ti piglia bene, con senso, sì, c'è speso 10,90 euro, ma ieri io con il Sherlock Holmes mi stavo lì a cercare a vedere i particolari. Naturalmente costa meno il cartonato, costa di più, tutto non si può avere, eccetera, eccetera. Perché parlo di questo? Perché nei numeri 131 e 132 del cartonato, comunque la ritrovate nella serie regolare, non so che numerazione abbia. C'entra perché Robin Hood è stato geniale. Prima di tutto, ha creato un eroe italiano. Lui è argentino. Dago è stato inventato, lo ripeto fino allo sfinimento, da un argentino. Noi con i cowboy, gli indiani. E lui disse: ma perché non fare un fumetto sul Rinascimento? Bella domanda. E questa domanda è un fumetto fatto bene, ovviamente. Dago è un fumetto fatto bene. Poi noi daghiani siamo tantissimi nel mondo, cioè nel mondo, anche perché certamente siamo, voglio dire, Dago è un fumetto internazionale, ecco, voglio dire, non è che, cioè, è un fumetto che è nato in Argentina, i disegnatori storici sono Salinas e Gomez, argentini, approdato in Italia con Lancio Storie e Scorpio, e poi ovviamente ora è in formato Bonellide, anche se non è il suo formato originale. Che insomma erano storie come quelle francesi a suivre, no? A puntate, che poi sono state raccolte in vari formati, tra i quali c'è anche questo cartonato e l'Aurea, poi c'è quello più grande a colori, non cartonato, a cartoncino, ma a colori più grande. Quindi noi in realtà, se ci sono tutte queste edizioni daghiane, ne dico, a segno che comunque noi daghiani nel mondo siamo tanti, siamo poco rappresentati nel web, no, ci sono alcuni che ne parlano. Ora alcuni mi segnerò i nomi, non so se c'è un club daghiano, però diciamo che è un fumetto che, insomma, di cui si parla tantissimo nel web, insomma, chi fa recensioni di fumetti,
Io ho visto tante recensioni, un po' da così, qualcuno l'ha fatta, tipo la soffitta di Pippo, ne parla, però non sono tantissimi, ecco. Poi anche ora mi sfugge il nome, ma poi la prossima volta lo dirò. Io infatti appena vedo uno che fa recensioni da Ghiani, subito mi iscrivo al canale. Perché no? Perché mi interessa. Ovviamente tanti fumetti, nel mondo dei fumetti si va da Naruto a Dago, insomma, uno poi si fa quello che gli pare, nel senso che si va dai manga, poi fumetti, ma manga non sono veramente dei fumetti, sono un'altra cosa, ma questo sarebbe un discorso un po' lungo. Cioè, il manga non è propriamente un fumetto come lo intendiamo, però questa sarebbe un'altra cosa. Infatti, a chi piacciono i manga, cioè, sono persone che leggono solo i manga e non leggono i Bonelli, eccetera. Difficilmente trovate persone, cioè, per esempio, i manga hanno un pubblico molto femminile, molto più femminile che Tex Willer. Magari ci sono tantissime donne che leggono Tex Willer, per carità, non lo so, però così a occhio direi che Tex Willer è un fumetto più maschile, mentre i manga hanno tutta una serie di storie, anche sentimentali, amorose, insomma, è più vicino per certe volte al fotoromanzo. Oserei dire certe volte il manga, mentre il nostro fumetto è nato dall'avventura, quindi Robin Hood, che pure è argentino, è della stessa razza, diciamo, della stessa specie dei fumettisti italiani, insomma. Robin Hood e Sergio Bonelli si capiscono al volo, che è anche bellissima la ristampa di Mister No. Tutto questo discorso, questa storia, appunto, che trovate nel 131 e 132, è un omaggio. Beh, questa è ovviamente il nome della rosa di Umberto Eco. I disegni di Gomez sono spettacolari. Ovviamente non vi devo dire che il personaggio che scrive la storia si chiama Umberto con l'H, e infatti nella prefazione ci vuole per queste cose ci vuole un argentino, per colui che diede un nome alla rosa. È ovvio che è un omaggio fumettistico al nome della rosa di Umberto Eco. Perché un argentino fa tutto questo? Perché, se vi ricordate chi ha letto Il nome della rosa, il monaco cieco come me, insomma, io sono lì, che alla fine mangia, che l'assassino, ecco, che si mangia poi la secondo libro della poetica di Aristotele, si chiama Iorge. Iorge per chi, ma Iorge, cioè, che ci frega, che ci importa, no. E Iorge, anche Iorge, Jorge Luis Borges, che anche lui, guarda caso, era cieco, quindi la citazione di come Umberto Eco ha fatto un omaggio a Jorge Luis Borges, poeta argentino e scrittore di libri bellissimi come Finzioni, che vi consiglio di leggere. Finzioni è un libro brevissimo, piccolissimo, però è uno di quei libri che a me, cioè, mi hanno aperto un mondo nuovo, cioè tra i libri che mi hanno più colpito da ragazzo, uno certamente Edgar Allan Poe, anche Lovecraft e Finzioni, cioè i racconti di Borges, sono veramente spettacolari. Se non avete mai letto i racconti di Borges, non sono del terrore, sono fantastici, inquietanti, molto simili, per esempio, a Herbert G. Wells, di cui Borges era un ammiratore. Forse un giorno parleremo di Finzioni, insomma. Era un ammiratore perché Borges era un lettore di letteratura inglese, insomma, se ne intendeva, ecco, Borges. E quindi, come Borges ha fatto, come Umberto Eco ha fatto un omaggio a Borges, Robin Hood mette come scrittore di questa storia ovviamente il nostro Umberto Eco. Non ci vuole molto per riconoscerlo, che come vedi Guglielmo, credo sia il protagonista del Nome della Rosa, e Azzo, che indagano, in questo caso Guglielmo con gli occhiali, no? Gli occhiali, ovvio, dal film in questo caso. Dal nome della rosa, e si indaga su un oscuro delitto che coinvolge un misterioso cavaliere con la faccia di scheletro. Beh, guardate queste immagini di Umberto Eco, si scrive con le dita, cioè, qui Robin Hood, scusate, qui Gomez è veramente. Ecco, io ho la passione per gli scheletri, quindi ovviamente da criminal potevo. Questo è il misterioso, non è un assassino, è un vendicatore come criminal, anche criminal è un vendicatore in realtà. Perché uno mi ha detto criminal è più crudele di diabolici, ma in realtà poi
Diabolik, insomma, le origini sono sempre un po' oscure, non si è capito mai bene chi è sto Diabolik, a parte Fantomas. Però, insomma, questa è una storia alla Dumas. Faccio vedere queste immagini. C'è un oscuro delitto, personaggi che, insomma, si mettono, cioè si sono messi contro Dago e Umberto Eco, non c'hanno speranza, ecco, Dago e Umberto Eco li stroncano subito. E vabbè, Dago anche scene molto sexy, vi lascio, però. Queste sono Dago torturato, Dago. C'è un che di sadico in Dago, Dago è sempre stato torturato, frustato, cioè qua, fin da tempi subito, no? Inizia Dago la sua avventura in Algeria con Barbarossa, no, più ancora di Barbarossa, è venuto come schiavo, frustato a tutti, insomma, però Dago proprio sopravvive sempre, c'è un oscuro segreto, una fanciulla, faccio vedere queste scene, cioè, ci chiedete perché Gomez, perché? Ma chissà perché. Qui c'è già un po' di computer grafica, questi qua ovviamente sono rielaborazioni, mi sembra già, come qui siamo già a una fase avanzata. Io preferisco il Dago di Salinas, quello puro e duro argentino, insomma, qui l'uomo con la maschera si rimanda più che altro a Dumas, la vendetta, eccetera, insomma, Umberto Eco da Umberto Eco e Dago, una cosa. Ma qui spettacolare, i disegni sono spettacolari, bellissimi, è tutto bellissimo, la storia ovviamente come quelle di Dago lasciano sempre un sapore amaro e va bene. Noi lettori di fumetti siamo ben sì lettori di fumetti, c'è chi recensisce libri e ovviamente io di tanti libri che vedo a giro, molti di questi libri sono delle merite schifezze. Ho visto in libreria, tra i libri dell'usato, ogni tanto mi capitano questi libri di youtuber che hanno scritto un libro. Io nella mia veramente malattia mentale, quasi quasi ne compro qualcuno solo per il gusto dell'oro, usati, ovviamente non nuovi, quando costano 2 o 3 euro. Allora li prendo usati e me li guardo per vedere dove può arrivare la perversione umana, insomma, perché insomma, a parte youtuber che in fondo sono persone. Ma sì, sono i più innocui, ma tanti libri che veramente di persone che si è messa lì, ha scritto dei libri, anche romanzi, eccetera, che diciamo perché l'hai fatto? Ma perché non ti sei dedicato ad altro della vita? Quindi recensire fumetti non è una cosa così stupida. So, questo fumetto qui, Robin Hood e Gomez, è. Anche qui la chiusura ovviamente rimanda Dazzo, si vede Umberto Eco vecchio che scrive la storia come Azzo, c'è tutta una serie di citazioni da Umberto Eco, ma come qui proposto, neanche vi spoilerò, anche il finale come Azzo da vecchio ricorda le sue avventure con Guglielmo, il vecchio Umberto Eco, so, questo è un capolavoro, ma vi potete dire quel che vi pare, questo è un capolavoro, se non l'avete mai letta questa storia, vivete benissimo, però voglio dire, qui siamo a livelli altissimi, insomma, siamo a livelli di Corto Maltese, insomma. Naturalmente queste qui non le dovete per forza recuperare sul cartonato da 10,90 euro, le trovate, di ristampe di Dago ce ne sono state, in bianco e nero, boh, all'inizio del 2000, mi sembra, 20 anni fa, poi ora c'è quella a colori, poi c'è quella cartonata, no, trovate nei mercatini, su eBay, da tutte le parti. Le storie di Dago e anche queste della ristampa a colori di cartonati è da una vita che ci sono a giro, quindi che vi devo dire, Dago, noi italiani siamo in realtà una potenza silenziosa che attraversa il mondo del fumetto, ma siamo poco rappresentati, ecco, facciamo un'assemblea sindacale rispetto a Dylan Dog e anche Samuel Stern, vedo tantissime recensioni, ma a me piace Samuel Stern, per carità, però
Ora Dago, insomma, certo, da quando non lo scrive più Robin Wood, insomma, non perché gli sceneggiatori sono bravissimi, però, capito, Robin Wood ci aveva abituato, cioè, ci sono i primi 100-150 numeri di Dago, tutti scritti da Robin Wood, che quello più brutto, per esempio questo che oggi in edicola, questo qui, l'ho perso subito, ma che poi ritroverebbi. L'angelo rapito non è che sia una delle storie fondamentali di Dago, però anche nella sua il livello medio di Gomez, di Wood e Gomez è sempre altissimo, cioè c'è sempre una tematica che ricorre molto spesso, il vecchio che ha una figlia viziata, forse Robin Hood, che ovviamente c'è sempre il tema di prenderla a sculaccioni, e Dago ovviamente si presta sempre a questa operazione. È un tema un po' ricorrente nella storia di Dago, però anche questo dove abbiamo, cioè, dove un po' Robin Wood usa un po' il suo repertorio, ma queste qui, cioè, L'angelo rapito non è una delle storie che dico, ah, se non hai letto questa non sei un Daghiano. Però, va bene. Il nome della rosa, rivisitato da Dago. Vabbè. Se la potete ritrovare anche comprandovi sul numero 131 e 132, e costa il prezzo solo sui 20 euro, perché 20 euro e 90, 10 e 90, cioè 11 euro, 22 euro praticamente, o 21 euro e 80 se la matematica. Però ragazzi, queste sono, cioè, qui siamo al capolavoro assoluto, poi ognuno la pensa come vuole. Qui secondo me Tex Willer non gli lega neanche quello non scritto da Sergio Bonelli o Gianluigi Bonelli, qui non gli lega neanche lontanamente le scarpe, qui siamo, cioè, non per altro, perché Robin Wood è veramente stato un maestro del fumetto. Cioè, noi che l'abbiamo iniziato a leggere sull'Ancio Storie, Scordio, insomma, abbiamo scoperto un mondo, ci ha dato Robin Wood che altri non ci hanno dato. Comunque sono già 17 minuti e sto sprolochiando. Dago e Umberto Eco insieme.